Presentiamo l'Osservatorio dei consumi di Fida Confcommercio, che va appunto a rilevare quello che è la situazione del dettaglio alimentare nel primo semestre del 2017. Purtroppo i dati che leggiamo oggi ci dicono che la crisi non è ancora finita per questo settore, anzi, probabilmente sono leggermente peggiorativi rispetto a quelli dell'ultimo semestre del 2016. Sono ancora a rilento i consumi di alimentari. Tengono un pochino di più quelli del settore non alimentare, venduto sempre all'interno dei punti vendita, però effettivamente il consumo alimentare sta registrando un'ulteriore flessione e non sta sicuramente beneficiando della ripresa che magari hanno altri settori. Per quanto riguarda l'occupazione, notiamo che la crisi dell'occupazione è ancora presente e sicuramente il fatto di aver abolito i voucher crea una turbativa ulteriore in punti vendita che per la stragrande maggioranza, almeno una volta all'interno della propria carriera, avevano utilizzato i voucher. La nuova soluzione dei voucher non piace agli imprenditori del settore alimentare, che reputano questa misura sicuramente vincolante sia per il fatto che non può essere applicata a tutte le aziende, sia per il fatto che il massimale annuo per ogni percettore di voucher è stato abbassato. Un altro tema che abbiamo affrontato è quello della pressione fiscale. I dettagliati del settore alimentare ritengono che la pressione fiscale sia aumentata. Sicuramente questo in larga parte è dovuto alla pressione fiscale delle imposte locali più che di quelle nazionali. Il settore alimentare ha sicuramente purtroppo subito l'aumento in particolar modo della TARI, la tariffa sui rifiuti, che in questi ultimi anni ha visto degli aumenti che hanno superato anche il 100% di quello che veniva pagato fino a qualche anno fa. Per ultima cosa, abbiamo cercato di andare a fare un focus su quello che è il rapporto con le banche. Anche per quanto riguarda il rapporto con le banche, il settore alimentare purtroppo continua a essere un pochino una Cenerentola. Fa più fatica a ricevere credito e spesso e volentieri, anche se la richiesta di credito viene accolta in misura inferiore. Quindi anche su questo piano dobbiamo purtroppo notare che le aziende del settore alimentare non sono così gradite agli istituti bancari. Tutto questo ci fa capire che l'uscita dalla crisi è ancora lontana, che bisognerà fare un grandissimo lavoro soprattutto per cercare di stare vicino agli imprenditori che stanno affrontando queste nuove sfide e che non solo si devono confrontare con dei consumi che non stanno ripartendo, ma ogni giorno devono fare i conti con una burocrazia che sembra accanirsi sempre di più sulle imprese anziché cercare di dare una mano a questi imprenditori che tutt'oggi ci mettono la faccia e spesso e volentieri vivono quasi la maggior parte della propria vita all'interno dei negozi. Fida c'è, cercherà di stare vicino a questi imprenditori, ben consapevole che la strada è ancora in salita e che l'uscita dal tunnel forse è ancora un po' lontana.